Teorema è una canzone contro la violenza sulle donne. Qualcuno non l'ha ancora capito dopo tanti anni, dopo 43 anni. Proprio oggi mi è stato certificato il milionesimo, non so, cioè c'è un certificato che mi è stato proprio oggi così consegnato. Mi ha fatto molto piacere. Una canzone contro la violenza sulle donne. Quindi una canzone ancora attualissima. Assolutamente, perché le donne ci sono sempre, gli uomini sono sempre uguali, i rapporti tra le persone sono sempre conflittuali e a volte non lo sono. Però quindi c'è da dire una cosa, che mentre nella vita ci sono mille manuali per cambiare, per fare, per imparare a fare qualcosa, non c'è un manuale che ti insegna come comportarti con la tua donna, con la tua fidanzata e viceversa. Non esiste la legge d'amore, siamo noi che ce l'inventiamo ogni volta. Questa è una cosa, una mancanza da una parte, ma forse anche una cosa bella perché dobbiamo metterci la prova. L'uomo e la donna al centro, comunque. Assolutamente, sempre, sempre. E l'amore, naturalmente. Ecco perché si scrive una canzone d'amore, perché vedi, ti do una cosa, non si fanno più figli, perché ci sono meno incontri, forse perché non ci sono più le belle canzoni d'amore che mettono insieme le persone. La festa sta andando bene, siamo contenti, siamo felici, tanta gente in tutte le serate. Questa sera con il cantante c'è una grande affluenza, siamo contenti. E, sì, siamo tutti una grande famiglia, siamo più di 100 volontari che lavorano incessantemente dal mattino alla tarda notte e siamo proprio una bella famiglia. Bisogna veramente fare i complimenti a tutti questi ragazzi, sia quelli che cucinano e quelli che servono in sala. Abbiamo una settantina di persone. Perché, come avrete visto, il servizio è praticamente quello di un ristorante dove ci sono i piatti di ceramica e i bicchieri di vetro, per cui è tutto da lavare, da pulire ed è un grande lavoro. Devo fare i complimenti a tutti questi ragazzi e alle persone che lavorano qui perché 15 giorni di festa sono pesanti, nel senso che un weekend va bene, magari le persone se riescono a trovare e a convincere, 15 giorni sono veramente bravi, quindi i complimenti vanno tutti a loro.